Allora, di che cosa parliamo oggi? Architecta ci ha chiamato, ha fatto una chiamata dicendo: beh, cerchiamo di identificare, no? Di discutere su argomenti che riguardano proprio la discussione nel team, soprattutto nel team che riguarda la parte di design e di marketing. Quindi affrontare un po' quello che possono essere i processi che avvengono all'interno del team. Noi abbiamo, quindi siamo qui oggi per condividere uno strumento che utilizziamo, che sono lo strumento delle user stories, di cui poi vi parlerà Nicole in modo molto approfondito, per quello che è possibile nei 40 minuti o nei 30 minuti, e per condividere con voi quindi questo strumento che noi utilizziamo, che pensiamo possa essere utile per tanti ambiti, non solamente per lo sviluppo. Quindi l'idea è di darvi un'idea su questo tipo di strumento che secondo noi è molto efficace. Proprio per evitare, no, come scrivevo nel sottotitolo, di trovarsi ad avere identificare delle caratteristiche di un progetto all'inizio col cliente, col committente, con l'utente, e trovarsi magari 6 mesi dopo alla delivery, alla consegna, o un anno dopo a scoprire che queste cose sono andate un po' perdute, si sono un po' perse per strada e poi cliente, committente e utente non sono tanto contenti. Quindi di cosa parliamo oggi? Parliamo di conflitti, parliamo di design thinking, quindi un po' di strumento, di metodi, parliamo di value proposition canvas, di user stories, marketing e user stories, la invest, e poi parliamo di trasformare il value proposition canvas in user stories e poi la parte di scheletro e superficie. Adesso vedremo i dettagli. Ecco, cominciamo dal conflitto nel team. Poche settimane fa ero alla prima Flipped Conference che c'è stata in Italia sul digitale. Non so se sapete cos'è una Flipped Conference. È un evento dove praticamente c'è una molta interazione con le persone, c'è molto dialogo. E ero speaker, insomma ero ospite, e una delle persone, proprio parlando assieme sui temi del design, mi diceva: beh, io ho delle difficoltà nel mio team perché delle volte c'è un po' di conflitto tra le varie persone. Io dicevo: ma cosa intendi per conflitto? Ma una specie di conflitto di questo tipo, cioè proprio abbastanza intenso, cioè ci troviamo delle volte veramente a litigare in modo intenso, perché succede che effettivamente i team sono diventati piuttosto complessi ormai, le specialità sono tantissime e ci troviamo tra le varie specialità, tra i marketer, gli account, i copy, design, i developer, gli architetti di informazioni, chi più ne ha più ne metta, un po' a litigarci gli obiettivi del progetto, ognuno dire: no, si fa così, è meglio fare questo, è meglio fare quest'altro. E quindi la domanda che mi faceva questa ragazza Brunella diceva: secondo te, chi è la persona, chi è il Deus ex machina? No? E quindi a questo punto vi chiedo insomma, di fare qualcosa di interattivo, di trarre fuori i vostri smartphone. E diceva proprio appunto per andare a votare questo sondaggio, a fare questo test insieme. E mi diceva proprio: chi è il Deus ex machina? No? È una figura proprio del teatro greco, il Deus ex machina, che è quella divinità che scende dall'impianto scenico e cerca di dirimere le questioni che noi umani non possiamo riuscire a risolvere. No? E quindi diceva: chi è questa persona che può fare nel progetto, può in qualche modo intervenire per dire: no, guarda, il progetto deve andare in questa direzione piuttosto che in quest'altra? Vedo che più o meno state votando, dovete ordinare le varie voci, dovete ordinare in ordine di importanza qual è la più importante secondo voi, la persona che ha più potere decisionale, che può essere il risolutore all'interno del team. In ordine, dal più importante al meno importante, diciamo così. Adesso vi faccio vedere anche i risultati, sono anonimi, quando avete finito. Non va? Non funziona? Fantastico. Non funziona niente? Qualcuno funziona? Ok. Forse non funziona il wifi? Va bene. Ok, allora adesso vediamo i risultati. No, non siete ancora pronti. Calmica. Va bene. Non fa l'ok? Allora vi lascio ancora un minuto. Perfetto. Proviamo questo sistema di interazione in diretta. L'ultima volta che l'ho fatto al Social Media Strategist avevo fatto una cosa simile. Eravamo però, io pensavo che fosse una sala piccola, eravamo in 300, mi si è impallato tutto il sistema, per cui come sta succedendo adesso. Però vabbè, vediamo. E vediamo se funziona. Vediamo.
vediamo se è arrivata qualche risposta. Beh, ci siamo. Andiamo avanti, altrimenti ci fermiamo qui. Comunque vi lascio la possibilità di poi di riprovare. Beh, insomma, vedo un po' di risposte. Allora uno dice, ah, la più ci sono un sacco di persone del marketing qua dentro, che dicono, no, la mia, è più importante la mia di parere, quella è la cosa che conta di più. L'account, il copy, il designer, ah, l'architetto, anche tanti architetti di informazione, perché anche da dire informazione. Perfetto, esatto, perfetto, grazie mille. Torniamo quindi alla presentazione e torno di qua. Eccoci qua. Allora, che cosa ho risposto io in realtà alla mia amica Brunella? Che il Deus Ex Machina è il committente. E ancora meglio, visto che siamo in una sala di architetta, sarebbe effettivamente l'utente, no? Cioè, chi è che ha il potere all'interno di un progetto? Beh, prima di tutto quello per cui credo che ce lo sta pagando, che spesso dovrebbe essere in qualche modo l'ambasciatore dell'utente. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che stiamo sviluppando il progetto non per far contento l'account, per far contento le vendite o per far contento il nostro ego, ma per andare incontro ai desideri del cliente, che spesso, a volte, raramente, vanno anche incontro ai desideri dell'utente. Quindi questa è una cosa che ci dobbiamo ricordare. Allora, vi cito, no, nasce questa complessità, no, di dover mettere insieme la comunicazione all'interno del team. Vi volevo far vedere questo video, ma ve lo cito solamente. Questo è un video molto divertente dove c'è proprio un esempio, dove appunto c'è il passaggio di informazioni. Non so se l'avete mai visto, nel fotogramma di sinistra c'è una persona che sta mimando di andare in moto, no, un gesto del genere. E lo mima a tutte le persone successive che lo guarda, e ognuno fa questo gioco e va avanti per una quindicina di persone. L'ultima persona, vedete, fa un gesto che evidentemente non è più quello, cioè sembra che stia facendo un balletto, non so, lavando i vetri. Proprio perché cosa succede? No, è come nel gioco del telefono senza fili, che un po' alla volta l'informazione si deforma, no? Si viene deviata, e quindi le difficoltà nel team sono anche queste, che parte un progetto con un'idea, dall'account o dal committente o dal cliente in un certo modo, e poi un po' alla volta non si capisce più da che parte stiamo andando. Per cui, come dicevano anche prima Maria Cristina e Viviana, è importante coinvolgere gli sviluppatori anche nelle parti iniziali, altrimenti si perde l'obiettivo. E allora parliamo proprio di processi a questo punto, proprio per capire quali sono dei modi per coinvolgere le persone, alcuni schemi, e quindi citiamo il solito design thinking, che è sempre efficace, brevissimamente. Quindi c'è la prima parte dell'empatia, dove si entra in contatto con gli utenti. La seconda fase, che è quella della definizione, che è una cosa che affronteremo in modo più specifico oggi. La definizione, cioè proprio la indicazione di quali sono i problemi e le varie attività che vogliamo risolvere. Poi c'è la fase di ideazione, la fase di prototipazione, quindi rendere tangibile la soluzione che abbiamo pensato per poterla poi testare, provare se funziona, no? Vi lascio il tempo a fare una foto. E perché oggi invece vorrei affrontare un altro strumento, un altro metodo, che è quello degli elementi della user experience che ha scritto Garrett, che è un elemento, diciamo un metodo, uno schema che secondo me è un po' più comprensibile, più semplice per gli utenti, per i committenti a cui mi rivolgo, un po' più lineare, e che prevede quindi la superficie, lo scheletro, la struttura, lo scopo e la strategia. Ve ne parlo brevissimamente. Quindi abbiamo ad esempio nel primo piano della superficie, lui dice com'è che è, quindi si fa la progettazione orientata agli utenti. Abbiamo il primo piano, quello della superficie, dove c'è per esempio un e-commerce, dove abbiamo l'interazione, gli elementi principali, l'interfaccia, dove noi possiamo interagire, quella che è toccabile, tangibile, i contenuti. Poi scendiamo di un livello, abbiamo lo scheletro, no? Quindi dei gruppi di contenuti, cioè per scendendo nella fase precedente della progettazione, quindi dei gruppi di contenuti possono essere quindi la navigazione, il piede, la parte dei contenuti, le leader e vari elementi, no? Come dire, schematici del contenuto. Scendiamo di un altro livello, parliamo dell'architettura informativa, no? La struttura, quindi le relazioni che c'è tra le pagine, i contenuti e così via.
E scendiamo sempre su dei piani sempre più astratti, e anche qui arriviamo agli elementi del piano dello scope, quindi che è la definizione dello scopo di questo prodotto, di quello che stiamo facendo, ed è molto simile questo alla parte del design thinking, quindi la definizione proprio degli elementi chiave del progetto, delle funzionalità. E alla base abbiamo la strategia, quindi questo è il processo completo. Secondo Garrett dice, partendo dal basso verso l'alto, tutti sono piani che sono intersecati tra di loro, e chiaramente uno si basa su quello precedente. E Garrett dice, la strategia che cos'è? La strategia sono i business goals più gli user needs, quindi gli obiettivi del cliente e gli obiettivi dell'utente, gli desideri degli utenti. Poi della verità Garrett dice, non sono i business goals, quindi bisogna ricordarsi sempre che sono gli obiettivi del prodotto. È capitato di un cliente che mi diceva, guarda, il mio obiettivo è di fatturare 800.000 euro quest'anno. E io dicevo, sì, ma col progetto che stiamo facendo insieme? No, effettivamente no, cioè non è una landing page, capito? Allora non è un'informazione inutile. Mi interessano gli obiettivi del prodotto, no? I KPI di cui parlavamo anche stamattina. Magari raggiungere certe visite, certe conversioni e così via. Quindi come si fa a raccogliere un po' queste informazioni sugli utenti? Si possono usare degli strumenti come l'Empathy Map Canvas, che è uno strumento piuttosto utilizzato, o anche un altro che viene utilizzato molto frequentemente anche nel marketing, come la Value Proposition Canvas, quindi da una parte il prodotto e dall'altra parte l'utente o la persona. E quindi oggi ci concentriamo su questa parte qui, e poi passerò anche la parola velocemente a Nicole per parlare proprio dello scope, no? Di questa fase. Ieri ho parlato nella sala di UX, ho parlato della parte di superficie, di skeleton, quindi di scheletro, quindi per la parte proprio di design. Oggi parliamo di questa parte qui, cioè la definizione delle specifiche funzionali e dei contenuti, per fare in modo che poi arrivino fino in cima. Allora io vorrei farvi una domanda adesso, e poi passo direttamente poi a Nicole nel frattempo, e prendo il microfono, cioè provate che è spento, forse, si sente? No? Vabbè, allora niente microfono. Quindi provate a pensare se in questo momento, nelle fasi che utilizzate adesso, se avete effettivamente il processo funziona. Non vi chiedo di andare a votare adesso perché magari noi abbiamo molto tempo, semplicemente provate a pensarci. Adesso funziona? Mi sentite? Cioè, secondo voi c'è una cosa che nei processi attuali non funziona? Cioè avete nella vostra agenzia, nel vostro lavoro, avrete delle fasi di sviluppo e pensate, dunque, qual è la parte che è più problematica? Poi magari resta aperto, magari andate a votare serenamente anche in seguito. A questo punto passo a prendere la parola a Nicole. Grazie, spero mi sentiate. Allora, questo sondaggio noi l'abbiamo fatto girare un po' sui social nelle scorse settimane, quindi abbiamo raccolto già qualche risposta interessante. E avevamo dato come opzioni quelle che vedete qui, dove una persona ha votato che i designer, i developer, i marketers hanno troppe indicazioni per capire come procedere. Ben più risposte invece le ha ricevute la risposta opposta, quindi troppe poche indicazioni per poter procedere, che è al secondo posto con 21 risposte. Le altre risposte, il cliente a fine consegna dice ma io volevo un'altra cosa, e quindi qui lavori di mesi che vengono un po' bruciati. Il team che è in disaccordo è quella che dicevano anche prima, citava Viviana con il rettore che aggiungeva specifiche, quindi il cambio delle specifiche in corso d'opera mentre il prodotto si sta ancora sviluppando. Avevamo lasciato la possibilità di rispondere anche con una domanda aperta, e abbiamo raggruppato un po' delle risposte più frequenti. Quindi il cliente pensa di sapere di cosa ha bisogno, e poi evidentemente nel processo si scopre che non è quello di cui ha bisogno. D'altra parte c'è il cliente che non sa cosa vuole ottenere, quindi non è nemmeno lui cosciente di quello di cui vuole poi andare a progettare. Oppure non è chiaro il perché dietro quello che stiamo facendo, quindi c'è una mancanza di chiarezza su quello che è l'obiettivo finale, e di conseguenza si va a creare un disallineamento, perché non avendo un obiettivo ognuno fa un po' quello che vuole, magari si muove un po' di pancia e non con i dati alla mano. Oppure non sono chiari quali sono i problemi e i bisogni, e quindi non sappiamo dove dobbiamo intervenire
e come possiamo, cioè effettivamente come possiamo applicare una strategia per risolvere un problema se non sappiamo qual è il problema a monte. Oppure dicevano che i tre casi principali, quindi non c'è le informazioni, non vengono cambiate le specifiche in corsa, oppure il team è in disaccordo, sono derivanti da una fase di analisi iniziale fatta male, quindi una raccolta dati che poi non permette di continuare a lavorare in una maniera corretta, oppure che il cliente non si decida su qual è la key user, quindi la persona di riferimento, l'utente per il quale vuole sviluppare il suo prodotto, il suo servizio, e quindi c'è un po' un calderone di utenti e di attività da dover fare per coprire un po' tutte queste aree senza in realtà mai scendere in profondità su nessuno. E infine, una risposta interessante, il cliente non è disposto ad investire per rendere il processo più snello, quindi bisogna fare tutto, bisogna avere sempre tutto, bisogna riuscire domani, e ovviamente così non può funzionare, perché non abbiamo tempo infinito, non abbiamo budget infinito, e quindi da qualche parte dobbiamo capire cosa limare. Essenzialmente queste risposte ti fanno reagire con una faccia di questo tipo, quando ti riprendi ti chiedi un po' come poter intervenire, come fare anche ad aiutare quello che poi è il tuo committente, perché poi il nostro scopo è quello, no? Aiutare chi fa un altro lavoro, non il nostro, a raggiungere i suoi obiettivi. Quindi come possiamo mantenere il team e il cliente allineati sugli stessi obiettivi di progetto? Quello che noi vi presentiamo sono le user story, che sono uno strumento che ha citato anche Raffaele Boiano questa mattina, quindi forse qualcuno di voi già le conosce, le usa, 2, 3, 4, molti più di quelli che speravo, grazie. Farò un breve ripasso, quindi non annoiatevi, per favore. Le user story sono delle brevi e semplici descrizioni di funzionalità raccontate dal punto di vista della persona che le desidera. Nascono nel contesto dello sviluppo agile, anni fa, quindi nascono come descrizioni di funzionalità che devono essere implementate da un team di sviluppatori, però hanno la grande peculiarità di poter essere facilmente piegate anche ad altri ambiti, ed è quello che cerchiamo di fare oggi. Il formato delle user stories è veramente semplice, due righe, quindi come, diciamo, tipologia di utente, io voglio ottenere qualcosa per il determinato motivo. Quindi qui vedete che c'è identificato l'utente, cosa bisogna fare e il perché bisogna farlo. Quindi è ben chiaro in due righe un pochino tutto quello che ci dobbiamo portare da quando parliamo con il cliente la prima volta a quando gli consegniamo il prodotto, il progetto. Come si scrivono? Si possono scrivere in tutti i modi e maniere, ovviamente, fogli Excel condivisi, carta e penna, quello che volete. Un modo molto efficace sono i post-it e pennarelli a punta grossa, perché scrivendo largo vi obbligano a scrivere meno parole dentro al post-it e essere specifici. Questo è un trucchetto che funziona sempre, quindi con poca spesa tanta resa. Ci sono diversi strumenti dai quali si possono derivare le user stories. Prima Enrico ne citava due, quindi Empathy Map, Value Proposition Canvas. Un altro strumento è l'Event Storming, che nasce sempre nel mondo più dello sviluppo dei processi, che è stato un processo inventato da Zio Brando, Alberto Brandolini italiano, se qualcuno è curioso vi consiglio di andare a cercare perché è ampiamente documentato. E un po' tutti quei processi dove comunque il team si ritrova nella stessa stanza, anche se virtuale delle volte, sono ottimi momenti dove possiamo andare a generare queste user stories, perché con il lavoro di tutti riusciamo a mappare bene quello che ci interessa, e quando dico tutti intendo soprattutto il cliente. Se l'utente è ancora meglio, non potendo avere l'utente abbiamo, anche il design ci regala molti strumenti per riuscire a raccogliere queste informazioni e simulare le esigenze di un utente, ma il cliente, che poi è quello che ci paga, è importante che sia coinvolto e che capisca lui stesso cosa sta facendo e cosa stiamo facendo noi, che poi lavoriamo per lui nei giorni a seguire. Il marketing e le user stories, come vi dicevo, le user stories si piegano molto bene ad altri ambiti, quindi per il marketing diventa importante utilizzare le user stories per andare a definire il perché, quindi quel famoso obiettivo che viene riportato nella seconda parte della user stories, rendendo specifico l'obiettivo, il desiderata della persona. Permettiamo al team di restare allineato sulle varie fasi, quindi lo sviluppatore sa cosa deve sviluppare,
il marketer sa cosa deve vendere, cosa deve promuovere, il designer sa cosa deve progettare. Nel momento in cui queste tre macro figure, ovviamente poi ci sono così è molto riduttivo, però nel momento in cui queste tre figure sono, lavorano insieme, ovvero ognuno nel proprio settore ma restando allineati sull'obiettivo ultimo, diventa molto più semplice portare avanti un progetto anche di grandi dimensioni, perché le user story sono piccoline ma mattoncino dopo mattoncino si va a comporre un po' tutto il progetto. La fregatura delle user stories è che per scriverle bene in quelle due righe che vi dicevo all'inizio bisogna rispettare l'acronimo INVEST, ovvero le user stories devono essere indipendenti. Una singola user stories deve garantire da sola, quindi senza che ne siano state sviluppate altre, il valore da portare all'utente. Quindi già una singola user stories, supponiamo di non essere riuscita a sviluppare niente se non una user stories, deve comunque essere in grado di portare, per quanto piccolo, ma un valore all'utente. Altrimenti non è una user stories valida, insomma, per i canoni che ci diamo. Deve essere negoziabile. In che senso? Nel senso che una volta scritta deve lasciare spazio all'implementazione, non deve riportare la soluzione al problema, perché quello è quello che deve essere fatto nella fase dopo, quindi quando la user stories viene presa in carico e sviluppata. Deve essere ovviamente chiara, deve spiegare appunto il perché senza dirti già, cioè, io lo voglio così perché io voglio ottenere questo risultato, il come lo raggiungiamo fa parte del team che ci lavora, team cross-funzionale ovviamente, quindi con tutte le varie sfaccettature che servono. Deve essere di valore, come dicevo prima, quindi la user stories deve avere un valore per l'utente per cui è scritta nei suoi termini, quindi è importante che andiamo a lavorare nei termini della persona e dell'utente per cui noi stiamo disegnando il nostro prodotto. Quindi ragionare un po' con la sua testa, appunto il design, l'experience design ci aiuta tanto in questo, perché ci permette di identificare le varie personas e di poter lavorare pensando a quelli che sono i loro desiderata, ovviamente non i nostri. Molte volte il cliente ha il suo desiderata, può essere voglio fatturare di più, ma il tuo voler fatturare di più non significa che l'utente quando va nel tuo e-commerce trova l'informazione che vuole lui, e questo poi è un problema. Deve essere stimabile. Una buona user stories deve avere un costo chiaro rispetto al valore che porta. Poi questo si collega all'ultimo punto che vedremo, ovvero noi dobbiamo essere in grado di sapere quanto tempo, quante risorse, quanti soldi vengono investite nella sua realizzazione. Questo anche per un semplice fatto poi di planning, quindi banalmente ci vogliono 10.000 euro, ma ci vogliono anche 3 mesi per arrivare alla conclusione, e ovviamente il cliente ha anche piacere di sentirsi dire queste cose. La user stories deve essere piccola, quindi il più piccolo possibile nel rispetto dei parametri che vi ho detto prima, quindi di valore e di indipendenza. Se è troppo piccola e vengono a mancare, normalmente tende a mancare il valore o l'indipendenza, uno dei due, significa che quella user stories di per sé non è valida, è zoppa, e quindi non dovremmo considerarla come valida. E infine deve essere testabile, e qui torna anche sul discorso dello stimabile, quindi la storia deve avere delle metriche, dei KPI chiari, in modo da poterla misurare e valutare in relazione a quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati. Quindi diciamo che l'acronimo INVEST, se rispettato, fa sì che le user stories scritte, per quanto piccole, per quanto semplici, siano valide prese anche singolarmente, quindi ci permettono di andare appunto a snellire quello che è il processo, capendo quali sono quelle che noi vogliamo, ci servono in una prima release, in una seconda release, quali possiamo permetterci di coprire con il budget che abbiamo a disposizione o con il tempo che abbiamo a disposizione, se si parla di release che hanno un tempo, quindi ho la fiera dopo domani, ok, da qui a dopo domani cosa riusciamo a fare con queste risorse. Dicevamo all'inizio, il Value Proposition Canvas è uno degli strumenti con cui si possono ottenere delle user stories. In che modo? Presto detto, vi faccio due esempi, partendo da un e-commerce di libri. Pensiamo all'acquirente che acquista prevalentemente libri digitali, ebook, quindi che ha un Kindle o comunque un ebook reader, e fa l'utente molto digital. Quali possono essere uno dei suoi pain può essere quello di dover tutte le volte acquistare i libri singolarmente, e quindi doversi collegare, dover fare il pagamento, dover ricevere il libro e poterlo leggere. Quello che vuole ottenere qual è? Cos'è? È un abbonamento che gli consenta di ricevere in automatico
fare in automatico i pagamenti e ricevere in automatico tutti i libri che gli interessano man mano che vengono rilasciati dall'editore. Pensiamo magari a una collana di libri, a anche dei... penso per esempio a tutti i libri di uno stesso autore, quindi man mano che vengono prodotti vengono poi automaticamente inviati a chi ha fatto la sottoscrizione. Quindi una user story, che in questo caso è molto grande, una cosiddetta epic, che poi deve essere divisa in user stories più piccoline, può essere che come book reader voglio abbonarmi a un abbonamento mensile così da ricevere tutti i libri della collezione in automatico sul mio Kindle. In questo modo lo sviluppatore sa che deve implementare, appunto nelle user stories che vengono generate da questa più grande, sa che deve implementare una pagina abbonamenti, un sistema di pagamento, tutta una serie di funzionalità tecniche. Lo user designer sa che deve progettarle, sa che devono essere, probabilmente un utente di questo tipo lavorerà da un cellulare, quindi dovranno essere mobile friendly e quant'altro, e il marketer sa che questa è una delle leve che un utente del suo e-commerce cerca, e quindi sa che può usare questa leva per fare la promozione dei suoi servizi. Dall'altra parte possiamo prendere un acquirente di libri cartacei, quindi ordina online ma poi vuole il libro di carta. Cosa succede? Ordinando online riceve i libri tramite una spedizione, e quindi uno dei suoi guadagni potrebbe essere quello di avere le spedizioni gratuite una volta raggiunto una soglia di acquisto, una soglia di spesa. Perciò una user stories potrebbe essere: come acquirente di libri cartacei voglio ottenere la consegna gratuita se acquisto più di un libro alla volta per risparmiare sugli acquisti grandi che faccio, quindi magari invece di comprare ogni mese compro ogni tre, però so che pago meno, quindi sono più contento. E anche in questo modo qui lo sviluppatore sa che deve avere una pagina sui costi di spedizione, deve ricaricare i costi di spedizione nella pagina del carrello, deve richiedere le informazioni a cui spedire l'acquisto. Il designer sa cosa deve progettare, il marketer sa che può fare, per esempio, attivare delle campagne per promuovere questo servizio qui. Quindi acquista due libri, non paghi la consegna, acquistane tre, il terzo è gratuito, e cose di questo tipo. Perciò, ritornando un po' ai risultati, quindi sul cambio delle specifiche, sul fatto che c'è disaccordo nel team, sul fatto che non ci sono abbastanza informazioni per procedere, vi chiedo, se mi fate un'alzata di mano veloce, se dopo quello che vi ho un po' raccontato pensate che le user stories possano essere un po' uno strumento che non risolve in tutto, ma sicuramente secondo voi aiuta nel rispondere a questo tipo di esigenze, quindi di un team di più professionalità e dove anche il cliente è incluso. Quindi se qualcuno mi alza la mano, se vi ho raccontato fregnacce, nessuno, quindi bene, ho parlato al vento. Quindi in questo modo qui possiamo usare le user stories per identificare le leve di marketing e attivare tutta una serie di processi, e per la parte design, e qui ripasso la palla a Enrico, permettono anche al designer di avere le informazioni necessarie e quindi poi di dal di lì di sviluppare anche tramite altri strumenti, ovviamente, perché ripeto, le user story non sono l'unico, tutti quelli che sono i suoi processi per la progettazione del prodotto. 7 minuti, sette minuti. Perfetto, abbiamo gli ultimi minuti, perfetto. Sì, quindi rispondo sì, secondo me diciamo questo strumento funziona bene, quindi parliamo di scheletro e superficie, no? gli ultimi piani degli user experience di Garrett, per vedere effettivamente siamo arrivati in cima, no? Ci siamo portati dietro dall'inizio, quindi dalla necessità degli utenti, del cliente, il canvas, l'empathy map, trasformati in user stories, diventati degli elementi, e ci siamo portati avanti per tutta la struttura, saltando bellamente l'architettura dell'informazione di cui non parliamo oggi, ma arrivando direttamente alla parte di prototipi, di sketch. Cosa succede? Avremo una lista, diciamo così, più o meno, io l'ho fatto qui molto sintetica, abbiate pazienza, dove diciamo, bene, dobbiamo mettere che cosa? Spedizione gratuita, spedizione un giorno, con premium, reso gratuito. E quindi cominciamo a fare dei disegni e dire, beh, come li mettiamo queste cose qui? No, da designer dobbiamo cominciare a ragionare da questo aspetto, quindi 1, 2, 3 li metto lì. Bene, poi si passa alla parte di wireframe, no? Stesse cose, cominciamo a identificare in modo più raffinato che probabilmente quelle robe vanno a finire lì. E ancora più avanti andiamo sulla parte del mockup,
qui abbiate pazienza, il mockup non è proprio ad altissima definizione, ma il senso è quello, dove cominciamo a mettere dei contenuti e cominciamo a far apparire effettivamente le soluzioni, no? Le storie che abbiamo generato insieme nel team per l'utente, cliente e tutto il team insieme. Quindi a questo punto andiamo poi al piano della superficie e abbiamo il sito della Feltrinelli, ad esempio, dove dite, beh, dove sono però, aspetta, le consegne gratuite? Sono qua, non l'ho progettato io, quindi effettivamente non voglio neanche, perché c'è un pochino di confusione, ed effettivamente probabilmente se avessero utilizzato meglio le user stories, magari coinvolgendo un po' di più il committente, me l'immagino stakeholder che tutti volevano, no, mettici questo, mettici questo, mettici questo, e alla fine è successo questa roba qui, però effettivamente ci sono. L'ha fatto un po' meglio, anzi molto meglio, per esempio ASOS, per tornare sempre alla questione della consegna, vedete tutto più pulito, più semplice, e più chiaro, anzi come diceva per stamattina direi Raffaele, e dove abbiamo consegne rese gratuiti messi piuttosto bene in evidenza, abbastanza bene in evidenza. E quindi vi cito l'ultimo caso brevissimamente che ho citato anche l'anno scorso parlando proprio di user stories e marketing e quindi sviluppo. L'anno scorso avevo identificato una persona, Alessandra, dell'ufficio acquisti, che lavora in un ambito business to business e deve comprare del materiale per fare packaging, delle pellicole, da un fornitore che era il nostro cliente. E quindi che cosa fa? Deve attivare una ricerca, no? Il suo obiettivo, la sua story è come ufficio acquisti voglio trovare una ricerca per fornitori. Quindi che cosa fa? Passa parola e poi una query su Google, tipicamente. Nella user stories però non cerca un prodotto qualsiasi, cerca un prodotto specifico, per cui noi che cosa gli diamo in cambio, no? Nella user story cosa ci può essere utile, che sono specifiche, no? Come diceva prima Nicole, e quindi ci aiuta anche a definire dei contenuti specifici. Quindi lei cerca del PET Milky da 12 micron, non del PET qualsiasi, e quindi facciamo una scheda prodotto anche dal punto di vista del SEO che deve avere quelle caratteristiche. Poi deve avere la consegna entro 5 giorni, perché quella è un'altra sua esigenza, un'altra story, no? Che dobbiamo fare. Sono tutte feature, sono tutti contenuti, requirements che vengono fatti pezzo per pezzo, seguendo passo passo le story. E alla fine vuole sapere il costo nel B2B, quindi si arriva alla richiesta di preventivo. E quindi questo è un processo che è una mappatura delle user story passo per passo e diventa un user journey dell'utente. Quindi abbiamo la persona, abbiamo le user stories, abbiamo i contenuti, abbiamo le funzionalità. Questo è un esempio quindi della pagina realizzata finale, quindi del progetto, quindi dalla scheda prodotto. Poi una volta che abbiamo visto che l'utente che ha visto che c'è, vorrà capire, come dicevamo prima, se effettivamente ci sono, in quanto consegnano, se è poi disponibile, se c'è, e quindi abbiamo scritto dei contenuti, no? Perché anche questo è il punto, non servono solo user stories per fare tipicamente il software per il quale sono nati, ma anche per fare il marketing, per fare i contenuti, per fare copy, per fare il SEO. Quindi ricapitolando abbiamo concluso, abbiamo visto che ci sono conflitti nel team dovuti alle difficoltà evidentemente di gestire progetti complessi, quindi consigliamo di utilizzare degli schemi che possono essere quelli del design thinking o degli elementi della user experience. Abbiamo visto che c'è lo schema del value proposition canvas e poi abbiamo visto, è sempre spento, quindi dal di qua, abbiamo visto come sono fatte le user stories, come le possiamo applicare al marketing, come le possiamo scrivere in maniera molto valida e stabile con l'acronimo INVEST, quindi indipendenti, negoziabili, valuta di valore, stimabili, piccole, testabili, come dal value proposition canvas possiamo ottenere delle user stories, quindi tramite pain reliever, possiamo scriverle pensando all'utente che le desidera e poi come ha fatto vedere Enrico come dallo scheletro alla superficie possiamo portare avanti queste user stories. E poi, dato che Enrico è un appassionato di Munari, questa citazione che si applica molto bene alla descrizione delle user stories in quanto brevità, specificità, quindi ve la leggo: quello che non si può dire in poche parole non si può dirlo neanche in molte. E vi ringraziamo, se c'è qualche domanda. Grazie Enrico, grazie Nicole. La semplificazione in persona, ti sembrava tutto facile.
Poi lei, tu sei sviluppatrice? No, non più. Non più, non sviluppo. Sono guarita. Più. Sei guarita. Ero sviluppatrice e adesso mi occupo di marketing con un background comunque molto tecnico. Quindi molto sai tecnico. Parlare agli sviluppatori? Per ora, ogni tanto. Sono comunque difficili. Che è un'altra bella relazione da sono indagare, difficili, no? Difficili, quindi sì, vi dico ogni tanto, non sempre, però... A Roma c'è un meetup su sviluppo e design. Qualche domanda? Qualche curiosità? Raffaele, per scrivere la domanda. Stavo nascondendo nello zaino come a scuola. Ma se volete anche qualche esempio? Qualche... Quello mi punta il dito. Sì, Uno dei problemi conclamati delle user stories è che ti fanno perdere il contesto, cioè, quindi la domanda è come fate voi a recuperarlo. Esempio super semplice, le user stories in qualità di assistente di qualcuno, voglio prenotare un volo per fare una trasferta di lavoro, o in qualità di persona che ha del tempo libero voglio prenotare un volo per andare in vacanza, no? Queste sono due user stories che in realtà molto spesso nelle backlog è una user story sola, perché si vede la funzionalità. Però se io sono il segretario di un manager che mi dice: oh, guarda, domani mattina devo stare a Londra e sto a casa mia sul divano perché sto pensando, ma dove vado sto Natale a prenotare un volo? Il fatto che io debba prenotare un volo accade in contesti talmente diversi che il design del flusso di prenotazione del volo, uno vuole essere ispirato e vuole capire dove può andare, e un altro invece deve prendere un volo che manca per lui. Quindi, grande problema. Le user stories straordinarie, noi le usiamo tantissimo, ma come fate a recuperare il contesto che nelle user stories non c'è? Bella domanda. Grazie. Infatti. Vediamo chi... Sì, sì, era tutto organizzato per mettermi in difficoltà. No, scherzi a parte. Allora... Per quanto sì, a livello tecnico la funzionalità sia la stessa, cioè io devo prenotare un volo, quindi devo inserire dove parto, dove arrivo, le date, e lui mi deve dire: questi voli qui costano così, e quello bene o male. Credo che tutti abbiamo prenotato almeno un volo e quindi sappiamo un po' come funziona. Il discorso del contesto, lì interviene secondo me molto la parte di design e di marketing, perché il modo in cui io arrivo, premesso che potrebbero essere, nonostante facciano la stessa cosa, potrebbero essere due pagine diverse che quindi hanno la parte sotto di fatta dagli sviluppatori che è identica, la parte sopra di interfaccia e tutto il processo che c'è attorno fatta in maniera diversa. Ma anche se fosse la stessa, quello che cambia è il modo in cui io ci arrivo e quindi in che modo quelle persone sono state indirizzate su quella pagina lì, con tramite quali processi. Quindi se un video emozionale che ti racconta di come sarebbe bello passare la tua vacanza di Natale a Londra con tutte le luci di Natale e tu te la prenoti, intanto siamo a giugno e quindi ancora è caldo, però con la testa stai lì, oppure se ci devi andare domani veramente per motivi di lavoro o per altro, e quindi io quello che ti quello dove tu cerchi è magari una ricerca, no, prenotazioni low cost last minute, e quello che ti faccio vedere io è 4 click è il tuo volo prenotato. Poi la pagina dove tu fai effettivamente questi 4 click, ripeto, può essere la stessa, però lì interviene secondo me tutta quella parte che non è sviluppo, quindi dove la user stories effettivamente è più carente. Quello che normalmente facciamo in flowing con il nostro team è quello di mappare con le user stories anche tutto il contorno, quindi tutto il contesto. Perciò io ho bisogno della funzionalità che mi fa prenotare un volo, però devo avere a quella user stories, fa parte di tutta una feature release che è: voglio avere una landing page emozionale, voglio avere una pubblicità su Facebook, voglio avere tutta un'altra serie di cose, perché mi serve per sviluppare quella parte di tutto quel contesto, più di vacanza, ispirazione, parte personale. E dall'altra parte, nella feature release, dove io magari la parte di tecnica ce l'ho già fatta, voglio fare una review di quel contesto tecnico per... E c'è tutta la feature release per quanto riguarda la parte invece del contesto lavorativo. E poi viene messo in priorità a quel punto tutto il contesto, quindi tutto il blocco della feature che noi vogliamo portare avanti, che sono magari i 10 user stories per arrivare a quell'obiettivo lì, macro obiettivo del voglio vendere voli business in 4 click. Non so se ho risposto alla tua domanda o ho divagato troppo.